Solo per ricordarvi, ragazzi, che siamo arrivati al secondo appuntamento dei frammenti. Quest'anno lo abbiamo intitolato La linea del colore e lo abbiamo dedicato partendo dalle discriminazioni di genere e di colore, l'abbiamo ampliato al discorso dei diritti umani. Il professor Animali, molti di voi lo conoscono perché il loro professore, magari vabbè, insegna discipline giuridiche ed economiche nella nostra scuola, quindi al liceo economico-sociale. Molti, mi ripeto, molti di voi lo conoscono perché sono sue vittime, ma non tutti sanno che il professor Animali è un uomo dalle mille risorse e fa tante altre attività, è coinvolto in tante altre attività, soprattutto nel sociale, valutatore dei progetti per Banca Etica e rappresentante per le Marche dell'Associazione Antigone. Come avrete visto dal titolo del suo intervento, un personaggio del mito classico ripreso nel V secolo avanti Cristo da una tragedia di Sofocle, è tutt'oggi Antigone assunta spesso a simbolo di coraggio, della possibilità di riscatto, del ribaltamento da una posizione di passività, come simbolo e modello di quel processo di acquisizione di consapevolezza che accompagna il rispetto e la riflessione sulla legge in quanto fondamento della convivenza civile. Antigone è un'associazione di cui il professor Animali è rappresentante. Se si occupa di monitorare le politiche sulla giustizia con particolare riguardo alle condizioni delle persone detenute. Quindi diciamo che promuove iniziative che sono volte al rispetto dei beni primari, no, tutelati dalla nostra Costituzione, la vita, la libertà, la salute. Mi fermo qui nel ringraziare il professor Animali che ha voluto contribuire a questo nostro percorso e lo ringrazio per essere qui con noi e lo ringrazio anche per come dire, i valori che trasmette attraverso le attività collaterali che fanno parte insomma, del suo percorso di vita e professionale. Va bene, grazie a te. Sento un eco terribile. Adesso spengo il mio. Grazie mille. Grazie Cristina, sei stata fin troppo gentile. In realtà in questo momento io non sono più presidente di Antigone, presidente regionale di Antigone, perché insomma, ho passato il ruolo ad un'altra persona. Molto in gamba, che insomma si chiama Giulia Torbidoni ed è la referente adesso lei di Antigone. Antigone in effetti è un'associazione che si occupa di diritti delle persone detenute. Faccio solamente questa parentesi per dire che occuparsi di diritti delle persone detenute ci espone spesso a un'obiezione, no? Dici, ma come ci sono tanti problemi per le persone, aperte virgolette, normali, chiuse virgolette, perché vi occupate proprio dei detenuti? Il motivo è che il carcere è il punto di emersione di tante tendenze, di tante questioni costituzionali che prima si presentano in carcere e poi si riflettono su tutta la popolazione. Il carcere non è un posto dove si confinano delle persone e poi si buttano via le chiavi come fosse una sorta di discarica sociale, ma il carcere è un posto particolarmente delicato, è un'istituzione particolarmente delicata perché tende ad essere un'istituzione chiusa, ovviamente. E come tutte le istituzioni chiuse, questo rappresenta un pericolo perché all'interno delle istituzioni chiuse non si sa che cosa succede e può essere il punto di emersione di tendenze, che violano la libertà, degli uomini.
e gli uomini e le donne che stanno rinchiuse in carcere, che stanno, come diciamo noi, ristrette in carcere, continuano a godere di tutti i diritti dei cittadini, salvo una limitazione temporanea della libertà. Questa limitazione della libertà è temporanea proprio perché lo scopo del carcere, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, non è quello di escludere le persone, esattamente al contrario, di reinserirle all'interno della società. Le persone che escono dal carcere dovrebbero essere migliori, purtroppo il carcere non funziona benissimo. E quindi quello che si può fare è avvicinare quanto più possibile il carcere alla società e la società al carcere, perché non sono due istituzioni distinte, ma sono una parte dell'altra, parte integrante dell'altra, e quanto più queste due istituzioni sono collegate, tanto più riusciremo ad evitare che si verifichino queste violazioni anche dei diritti umani e soprattutto riusciremo a far sì che il carcere riesca ad assolvere a quello che è il compito che costituzionalmente gli è dato. Vedremo perché questa associazione si chiama Antigone, anche se poi in realtà io oggi non prendo tanto le parti di Antigone quanto cerco di far vedere anche le ragioni di Creonte, che è l'alter ego di Antigone, l'antagonista di Antigone. Questo perché io non sono capace di fare una lezione di filosofia, tantomeno una lezione di letteratura greca, quindi mi concentrerò soprattutto sugli aspetti giuridici di questa tragedia, di aspetti giuridici che vengono messi in evidenza da questa tragedia scritta da Sofocle e che è ancora molto, molto attuale. Richiama questioni che sono assolutamente universali nel tempo e nello spazio. Qual è il collegamento con il tema di frammenti del Novecento di quest'anno? Beh, questa qui che vedete, spero vediate la presentazione. Questa qui che vedete è la statua che Milano ha dedicato a Indro Montanelli. Indro Montanelli, un giornalista tra i più famosi, morto alcuni anni fa. Indro Montanelli, in una intervista, ma forse anche in più di un'intervista, raccontò di quando era in Africa e di quando in Africa sfruttava, non saprei come altro definirlo, una ragazza con la quale, diciamo così, dormiva, e una ragazza che ovviamente non era sua moglie, che ovviamente era trattata come una sorta di oggetto. Questo è il motivo per cui alcuni hanno ritenuto oggi, specialmente oggi, che le questioni che riguardano le discriminazioni basate sul colore della pelle vengono particolarmente in evidenza, ma non è questione di oggi, ovviamente, sono decenni che se ne parla. Il fatto che continui a parlarsene significa che queste questioni di razzismo, chiamiamolo con il suo nome, non sono ancora risolte. Dicevo, oggi, di nuovo, la statua di Montanelli è stata imbrattata, oggi, nel senso recentemente, di nuovo, la statua di Montanelli è stata imbrattata. Proprio perché si ritiene che non sia opportuno, che non fosse opportuno allora e non sia opportuno adesso, continuare a dedicare un ricordo a questo personaggio che in una fase della sua vita si è reso responsabile di queste violazioni della dignità, appunto, delle persone, ma soprattutto che ha continuato a non pentirsi di questa cosa anche in epoca più recente. Vediamo che c'entra la nostra Antigone. Però prima bisogna capire chi è Antigone. Naturalmente, se c'è qualche domanda, qualcosa che non va anche dal punto di vista tecnico, interrompetemi perché in questo momento, come dicevo prima, io non vi sto vedendo, quindi eventualmente sento soltanto la vostra voce e non vorrei parlare da sola. Allora, dicevo, per capire di che cosa stiamo parlando, niente di meglio che l'albero genealogico della nostra Antigone. Antigone è la nipote di Laio. Chi era questo Laio? Laio era un mitico re di Tebe, il quale discendeva direttamente dal fondatore della città, e sposa Giocasta. E non dovrebbe aver figli. Perché non dovrebbe aver figli Laio? Perché una profezia, un oracolo, dice a Laio che suo figlio lo ucciderà e sposerà sua moglie.
Quindi Laio e Giocasta decidono di non aver figli per rispettare questo oracolo. Pare che un giorno Laio fosse un po' su di giri e fatto sta che nasce invece questo figlio. Questo figlio si chiama Edipo e Laio pensa bene di sopprimere questo figlio perché crede e ha paura che la profezia effettivamente possa realizzarsi. Chiaramente non ha cuore di occuparsi lui stesso della faccenda e affida questo bambino, questo neonato, ad un servitore. Il servitore a sua volta non ha fegato di eseguire l'ordine del re e lo affida ad un pastore. Questo pastore lo porta questo bambino in dono al re di Corinto, il quale re di Corinto alleva questo Edipo come fosse figlio suo. Notate come questa dell'abbandono sia una sorta di invariante culturale, richiama Mosè, richiama Romolo e Remo, richiama persino Biancaneve, un po' Edipo, subisce un po' la stessa sorte che subiscono questi personaggi più o meno famosi, più o meno mitici, più o meno importanti che ho citato. Quindi Edipo viene allevato dal re di Corinto, ma a sua volta viene a conoscere questo oracolo. Solamente che Edipo non sa che i suoi genitori adottivi sono genitori adottivi, quindi a fin di bene, ma la via verso la perdizione è lastricata di buone intenzioni, a fin di bene lui va via di casa in maniera tale che questo oracolo non si realizzi e, come in tutti i casi, la profezia tende ad autoavverarsi. È proprio il voler sfuggire alla profezia che genera il realizzarsi della profezia stessa. E quindi Edipo fugge e va via da casa. Scusate, sto banalizzando una storia che meriterebbe ben altra attenzione e ben altra narrazione. Edipo fugge, va per le strade del mondo, diciamo così, e in una di queste, lungo la strada, incontra un servitore arrogante che accompagna un vecchio su un carretto. Fatto sta che il servitore sarà arrogante, ma anche Edipo probabilmente non aveva un buon carattere. Edipo e questo servitore si accapigliano, a quei tempi si portano le spade. Fatto sta che alla fine Edipo uccide il servitore e, già che c'era, uccide anche il vecchio. Arriva poi alla città di Tebe. Tebe che è in lutto perché il re è appena morto, Laio, ma Edipo non lo sa che era chi fosse. E soprattutto anche Tebe è nei guai perché è infestata, le vie attorno Tebe sono infestate da un mostro terribile che è la Sfinge. Anzi, è talmente terribile questo mostro che chiunque riuscirà a sconfiggere questa Sfinge diventerà il nuovo re di Tebe. Edipo ci prova. In realtà non si tratta di un duello rusticano, ma la Sfinge fa il suo mestiere, cioè pone a Edipo il famoso enigma della Sfinge, che, come tutti voi saprete, è il seguente: qual è quell'animale che la mattina cammina con quattro zampe, di giorno cammina con due zampe e la sera cammina con tre zampe, con tre gambe? Adesso, se fossimo in una classe, aspetterei la risposta, ma siamo troppi e quindi la risposta ve la do io. Niente suspense. La risposta è ovviamente l'uomo, perché l'uomo da piccolo gattona, da grande cammina su due piedi e da anziano si serve di un bastone. Quindi Edipo diventa re di Tebe e, come re di Tebe, sposa la regina di Tebe, che è Giocasta. Eccola qua. La vedete sull'albero genealogico. Edipo e Giocasta hanno quattro figli. I quattro figli si chiamano Eteocle, Polinice, Ismene e la nostra Antigone. A questo punto, però, la faccio breve: Edipo scopre di aver sposato sua madre, quindi di aver commesso un terribile incesto, si acceca, fugge da Tebe ed è accudito da Antigone. E nel frattempo è necessario che Tebe abbia un nuovo re. Il nuovo re di Tebe è Eteocle, quindi il figlio di Edipo. Tuttavia c'è un patto tra Eteocle e Polinice che faranno a turno, quindi saranno re a turno, un anno uno e un anno l'altro. Eteocle
non rispetta questo patto, Polinice se la lega al dito, fugge da Atene, va via da Atene, scusate, da Tebe, ma per ritornarvi accompagnato da un esercito che ha preso in prestito, diciamo così, da Argo. Quindi Polinice e gli Argivi attaccano Tebe, la città delle sette porte. Ad ognuna di queste sette porte Polinice assegna uno dei suoi capi, uno dei capi del suo esercito, e la stessa cosa fa Eteocle per difendere la città. Nella settima porta si affrontano faccia a faccia proprio Eteocle e Polinice, i fratelli. E anche questa è un'invariante culturale di quelle che ve le raccomando, nel senso Romolo e Remo, insomma i fratelli che tra di loro si danno la morte, Caino e Abele e così via. Fatto sta che Eteocle e Polinice si affrontano, Tebe vince la battaglia, riesce a respingere il nemico, non per molto, perché anni dopo gli Argivi, cioè quelli di Argo, ci riproveranno e saranno i cosiddetti epigoni. Da qui l'uso anche in italiano del termine epigone per indicare coloro che cercano di ripetere un'impresa già tentata, e la seconda volta gli Argivi riescono a conquistare Tebe. Ma torniamo a noi. Quindi abbiamo che Eteocle è riuscito a respingere l'esercito degli Argivi, ma è morto in questa impresa. Polinice pure è morto nel duello con Eteocle. Abbiamo Eteocle e Polinice morti. E a questo momento abbiamo Antigone che rientra a Tebe. Chi diventa re di Tebe? Re di Tebe diventa Creonte, che sarebbe poi lo zio di Antigone, il fratello di Giocasta. Creonte, visto il lutto che ha portato questa guerra fratricida, dà l'ordine che Eteocle venga seppellito con tutti gli onori perché ha difeso Tebe, mentre Polinice deve rimanere insepolto. Ora, voi dovete sapere che rimanere insepolti era molto più grave nell'antichità che ai tempi nostri, anche ai tempi nostri è molto grave. Ricordate anche adesso, durante il Covid, come l'impossibilità di fare dei funerali sia stato una delle note più dolenti di questa epidemia. Ma all'epoca era ancora più grave perché il fatto di rimanere insepolti non ti consentiva di arrivare alla vita dopo la morte, insomma. E quindi il fatto. Quindi Creonte ordina che Polinice non venga sepolto. Antigone, la ribelle, non accetta questa decisione di Creonte. Non accetta questa decisione di Creonte, ha una lunga discussione con Ismene, anche questa sarebbe interessante la figura di Ismene, ma non abbiamo tempo di parlarne. Tra l'altro Antigone, lo vedete qui, è fidanzata di Emone, quindi fidanzata del figlio di Creonte, insomma, peggio di una telenovela, però. Fatto sta che Antigone va sul cadavere di Polinice e ci getta della terra sopra come simbolo della sepoltura, che non può, secondo Antigone, non può essere negata. Viene vista da un soldato e viene accompagnata davanti a Creonte, perché ha disobbedito agli ordini del re. Ci troviamo a questo punto. Allora, Creonte, abbiamo detto. Dice, Eteocle, che è morto combattendo a difesa di questa città, facendo gran prova di valore con la lancia, riceva sepoltura e abbia tutte le offerte lustrali che scendono sottoterra gli eroi defunti. Ma il fratello suo, Polinice, tornò dall'esilio volendo distruggere completamente col fuoco la terra patria e gli dei della stirpe, volendo saziarsi del sangue dei suoi e degli altri trarre in schiavitù. Per quanto lo riguarda, è stato ordinato alla città che nessuno lo onori di tomba e di compianto, ma sia lasciato insepolto cadavere, pasto ad uccelli e cani, vergogna a vedersi. Dicevamo che Antigone non lo accetta e prova a seppellirlo. In realtà ci getta della terra sopra, questa sepoltura è più che altro simbolica. E Creonte e Antigone a questo punto si trovano faccia a faccia. Antigone viene accompagnata al cospetto di Creonte. Creonte, dico a te, sì, a te che abbassi il capo, neghi o ammetti di aver compiuto il fatto? Antigone, sì, sono stata io, non lo nego. Creonte, conoscevi l'editto che vietava proprio ciò che hai fatto, lo conoscevi? Sì, lo conoscevo, come potevi ignorarlo? Era pubblico? Creonte, eppure hai osato trasgredire questa norma. E adesso sentiamo, ascoltiamo come Antigone si giustifica. Sì,
perché questo editto non Zeus proclamò per me, né Dike, la dea della giustizia, che abita con gli dei sotterranei. No, essi non hanno sancito per gli uomini queste leggi, né avrei attribuito ai tuoi proclami tanta forza che un mortale potesse violare le leggi non scritte, incrollabili degli dèi, che non da oggi né da ieri, ma da sempre sono in vita, né alcuno sa quando vennero alla luce. Quindi le posizioni sono chiare. Creonte dice: ho dato un ordine. Ho fatto una legge e questa legge non è stata rispettata. Antigone dice: tu non avevi il diritto di fare una legge che andasse contro le leggi stabilite dagli dèi. Non avevi un diritto di fare una legge che andasse contro quelli che sono principi intoccabili. Le posizioni sostanzialmente sono queste, molto più complesse ovviamente nella tragedia che vi invito, parlo ai ragazzi ovviamente, a vedere quando ne avete occasione, ma in linea di massima le posizioni sono queste ed è quello che interessa a me, che sono uno che insegna diritto e quindi mi interessa la parte giuridica di tutta questa faccenda. Vedete poi che in realtà vediamo anche altre cose. Quindi abbiamo una lacerazione, cioè abbiamo un dissidio che sembra insanabile. Per Creonte tutti i cittadini devono essere uguali di fronte alla legge. Non è possibile che, siccome quello è il fratello, di Antigone, nonché suo nipote di Creonte, debba avere un trattamento speciale. Quello è un traditore e come un traditore deve essere trattato. Antigone la mette in un'altra maniera, cioè Antigone dice: ci sono delle regole che se io Non di cui io non riconosco il se io non ne riconosco il fondamento, queste regole non vanno rispettate, perché c'è una gerarchia delle regole e le regole che pone l'uomo vengono dopo rispetto a queste regole che invece pongono gli dèi. Quindi abbiamo da una parte un amministratore, un capo, un politico che è pragmatico, dice per la salvezza della nazione, abbiamo bisogno di far vedere come vengono puniti i traditori. Nonostante sia morto, vi dicevo, il fatto di non seppellirlo rappresentava comunque una punizione, anzi forse una punizione peggiore rispetto alla stessa pena capitale, perché era una punizione che in qualche maniera si rifletteva dopo la morte. E dall'altra invece abbiamo Antigone che combatte contro il potere, contro la sopraffazione del potere. Dice: no, ma il potere non può tutto. C'è qualcosa che non può fare nemmeno il potere. Queste sono le posizioni da un punto di vista giuridico, cioè da un punto di vista giuridico ci si pone il problema, ma scusate, allora esistono delle norme che non possono essere in nessun modo messe nero su bianco perché violano dei principi inviolabili o queste norme non esistono? Perché dovete sapere che il diritto che noi utilizziamo è quel diritto che chiamiamo diritto positivo, cioè un diritto che è, come dice la parola, posto, cioè un diritto che un uomo o un consesso di uomini, un Parlamento, hanno messo lì perché sono delle regole con le quali si governa una certa situazione particolare, una certa epoca particolare. Ma c'è chi dice che esista anche un diritto naturale, cioè un diritto che viene dalle cose, un diritto che sono regole che nessuno può violare. Non uccidere, per esempio, potrebbe essere una regola di questo tipo. I 10 comandamenti si potrebbe dire che enunciano regole di questo tipo. Regole che devono valere sempre e comunque, senza eccezioni. Insomma, chi fa diritto sa bene che in realtà la stessa regola del non uccidere, che sembra la regola più assoluta, che noi conosciamo, in realtà subisce tante eccezioni. Si può uccidere in guerra, si può uccidere per legittima difesa, si può uccidere in stato di necessità, si può uccidere, persino lo Stato può uccidere, la pena capitale. Quindi, comunque, esistono dei profili problematici rispetto al pensare se esistano o meno queste regole così generali.
Poi dentro la storia che vi ho sommariamente raccontato esistono ovviamente anche altre antinomie, quella dello scontro, oltre a questa tra diritto positivo e diritto naturale, quella dello scontro tra un uomo, tra l'uomo e la donna, quella dello scontro tra l'anziano e la giovane. Ci sono tanti possibili livelli di lettura e tante possibili chiavi di lettura di questo scontro, di questo confronto. Lo stesso Hegel fa riferimento ad Antigone nel parlare dell'opposizione tra un principio maschile e un principio femminile. Soprattutto, questa è la chiave di lettura che svilupperò nelle prossime slide, c'è una contrapposizione tra l'esterno, lo Stato, la società, le leggi civili, la polis e l'interiorità, la pietas, il sentimento, la famiglia, l'oikos, cioè la famiglia intesa in senso greco, la casa, la famiglia intesa come casa. Tutti e due, questo è importante, dichiarano però di rispettare le leggi. Antigone, le leggi non scritte. Creonte, leggi scritte, dettate dal potere politico. Ciascuno dei due fa riferimento ad un suo fondamento. Proviamo a vedere quali sono le ragioni, meglio, quali sono le ragioni di Antigone. Dicevamo, Antigone dice: Creonte non può pensare di valere più di Dio. Questa è un'espressione di ibris, di superbia, di orgoglio, di prevaricazione, di tracotanza. Come puoi pensare di farti Dio, di dettare delle leggi superiori a quelle che ha dettato Dio? Antigone dice: la legge naturale e il diritto familiare servono per temperare queste leggi, servono per temperare l'assolutezza di queste leggi. Non lo dice in questi termini, ovviamente, ma resistendo a Creonte, cerca di far capire a Creonte. E poi in realtà, se andando a leggere, si vede che all'Antigone importa poco se Creonte capisca o non capisca. Antigone è disposta a sacrificarsi, a pagare di persona, pur di affermare un principio, che è il principio della pietas. Tutti sono degni di pietas, cioè tutti sono degni di ricevere questi onori funerari, tutti sono degni di pietà, specialmente quando sono morti. Ovviamente. Antigone non riconosce in Polinice un nemico, Antigone riconosce in Polinice un fratello morto e dice: questo riconoscere un fratello morto vale di più che quelle che possono essere le vicende umane che hanno posto Polinice contro Eteocle e contro Tebe. Quello di Antigone è, così lo definisce Socrate, un crimine sacro. In che senso sacro? Nel senso che è riferito ad un principio divino, e questo l'abbiamo già detto, ma anche che è un qualcosa di intoccabile. Quando parliamo di sacro, in questo senso, parliamo anche di qualcosa che non può essere toccato, qualcosa che non può essere avvicinato, qualcosa che, siccome pertiene a Dio, è pertinenza di Dio, l'uomo non può avvicinarvici, sì. E quindi Creonte non poteva fare una legge che negava questo principio. Questo signore qua, voi lo conoscete, è il sindaco, l'ex sindaco di Riace. L'ho messo lì perché, senza citare Antigone, ovviamente, nelle intercettazioni che l'hanno portato ad essere messo sotto, ad essere, diciamo, ad affrontare un giudizio, ad essere messo sotto inchiesta, diceva una cosa simile, cioè diceva che lui, in poche parole, se ne fregava del fatto che dando una carta d'identità ad una persona che richiedeva asilo avrebbe potuto commettere un'illegittimità. Molto più importante era evitare che questa persona potesse diciamo, essere danneggiata da questa rigidità della legge. È stato messo sotto inchiesta e poi in realtà questa inchiesta non è approdata ad una condanna, quindi diciamo così, lui, la sua sorte è stata migliore rispetto a quella di Antigone, che come vedremo se la passerà molto peggio. Questo ha fatto sì che la figura di Antigone si sia consolidata nel tempo come la ribelle per eccellenza, la ribelle contro la violenza dello Stato. Cioè lo Stato è giustificato, questo lo diciamo anche a scuola, no? Lo Stato è giustificato finché
rispetta lui stesso il contratto sociale, cioè lo stesso Stato è sottoposto a delle leggi superiori rispetto a quelle che può porre lo Stato, rispetto a quelle che può mettere lo Stato. E lo Stato in particolare non rispetta le sue leggi, non rispetta, diciamo, i suoi presupposti, non rispetta il suo fondamento quando esercita la violenza in maniera arbitraria. Qui torniamo al discorso che facevamo all'inizio. Perché il carcere è così delicato da questo punto di vista? Perché essendo il carcere luogo chiuso, si presta molto al fatto che all'interno del carcere possa essere esercitata arbitrariamente un potere che è praticamente assoluto. Immaginate delle persone rinchiuse a chiave dentro una cella con delle altre persone che le controllano. Ma lo Stato non ha un potere assoluto, lo Stato ha il potere che gli viene affidato dai cittadini, e solamente quello. Quindi, anzi, il motivo per cui i cittadini si spogliano di una parte del proprio potere e lo affidano allo Stato è esattamente questo, cioè è quello di esercitare il monopolio dell'uso legittimo della forza. Siccome se tutti noi potessimo usare la forza sarebbe la guerra di tutti contro tutti, questo ci ricorda Hobbes, siccome se tutti noi potessimo usare la forza sarebbe un ciclo continuo di vendette, per evitare la vendetta e per evitare la legge del più forte, la forza viene monopolizzata dallo Stato. Ma siccome viene monopolizzata dallo Stato deve utilizzarla, può utilizzarla solamente in maniera legittima e non arbitraria. Quando lo Stato diventa violento, c'è il diritto di ribellarsi. Questa non è Antigone, ma sono i pensatori liberali. I pensatori liberali nelle Costituzioni talvolta inseriscono proprio questo diritto di resistenza. Antigone da questo punto di vista non arriva a tanto, anche perché stiamo parlando dell'antica Grecia, non arriva a tanto nel senso che la ribellione di Antigone in realtà è una ribellione individuale, non è una ribellione politica. Però Antigone da questo punto di vista assume un significato simbolico enorme, perché è il debole che si ribella al forte, è la donna che si ribella all'uomo, è il giovane che si ribella all'anziano. Quindi qui sta probabilmente, anzi direi sicuramente, tutta la fortuna che Antigone ha avuto nei secoli. È il piccolo che si ribella al grande, è l'individuo che si ribella al potere dello Stato. Anche questo è un ribelle a suo modo. Sono stufo di fare il burattino, gridò Pinocchio dandosi uno scappellotto. Sarebbe ora che diventassi anch'io uomo. Lo diventerai se saprai meritarlo, dice la fata turchina. Davvero? E che posso fare per meritarmelo? Una cosa facilissima, avvezzarti ad essere un ragazzino per bene. O che forse non lo sono? Tutt'altro. I ragazzi per bene sono ubbidienti, ubbidienti. E tu invece? E io non ubbidisco mai. Pinocchio. Da questo punto di vista è un po' come Antigone. Rimaniamo su Antigone però e non andiamo a Pinocchio. Non andiamo a Pinocchio perché l'obbedienza è qualcosa di essenziale all'interno di un processo di socializzazione. È qualcosa di essenziale per trasformare il bambino in un uomo. Bisogna imparare a controllarsi, bisogna imparare, acquisire, apprendere i ruoli in maniera tale da capire come ci si comporta nelle diverse situazioni. Quindi quell'obbedienza è funzionale alla crescita del bambino. Però nella storia funziona un po' diversamente, cioè noi abbiamo imparato come anche la disobbedienza possa essere motore della storia, motore in senso proprio, nel senso che la disobbedienza è qualcosa che sblocca la storia. La storia dell'uomo, prima non c'è storia, la storia dell'uomo comincia con una disobbedienza, cioè comincia con Eva e Adamo che disobbediscono, non diciamo chi è stata la colpa, Eva e Adamo che disobbediscono addirittura a Dio. Quindi la storia è inaugurata da un atto di disobbedienza. Anche nel mondo ellenico succede esattamente la stessa cosa. È Prometeo che dà il fuoco agli uomini, ruba il fuoco agli dèi, dà il fuoco agli uomini e inaugura la storia. La disobbedienza, da questa prospettiva, serve per rompere uno status quo, serve per generare il cambiamento, serve per superare un immobilismo che non fa evolvere la storia. Questo signore qua, lo riconoscerete, è Don Milani, e Don Milani parla proprio del fatto che l'obbedienza non è più una virtù,
ma, dice lui, è la più subdola delle tentazioni. Non ci si può fare scudo della disobbedienza perché se ci facciamo scudo della disobbedienza non siamo più responsabili, ma deleghiamo la responsabilità a qualcun altro che dà ordini per noi. E Don Milani in queste parole fa riferimento in particolare ai processi che sono stati fatti ai criminali nazisti. I criminali nazisti, quando sono stati messi sotto processo per le atrocità commesse, in particolare per la Shoah, ma non solo, si sono difesi, alcuni di loro, dicendo che obbedivano a degli ordini. E dice uno di questi criminali, Eichmann, che fu ritrovato dopo molti anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in Sud America, fu rapito dagli agenti del Mossad e fu sottoposto a processo a Gerusalemme. Questo processo fece scalpore, tutti i giornali del mondo mandarono degli inviati e c'era un inviato assolutamente speciale, questa signora qua che è Hannah Arendt, la filosofa Hannah Arendt ebrea, Hannah Arendt allieva di Heidegger, che talvolta viene anche accusato di simpatie naziste, ma insomma, a parte questo, sicuramente non era un nazista propriamente detto, ma la figura di Hannah Arendt è una figura estremamente significativa, specialmente se la mettiamo di fronte ad un processo fatto nei confronti di uno di questi gerarchi nazisti. E il gerarca nazista a domanda risponde perché ha fatto quello che ha fatto. Questo Eichmann era un burocrate, era quello che dava gli ordini per riempire i treni, portarli ad Auschwitz, dove poi sarebbe stata praticata la soluzione finale, quindi riempire i treni di persone, di ebrei, e portarli in un luogo, in un campo di sterminio. E la difesa di Eichmann è stupefacente da molti punti di vista. Dice: io ho solo obbedito agli ordini. E già qui insomma, c'è di che riflettere. E aggiunge: e l'obbedienza è una virtù morale. Cioè lui fa riferimento a Kant dicendo che l'obbedienza è quell'imperativo morale che noi abbiamo ciascuno dentro di noi. Arendt smaschera la finzione che c'è dietro questo tentativo di difesa da parte del peggiore dei criminali. È difficile fare una classifica, ovviamente, ma simbolicamente si tratta di uno dei peggiori crimini a cui la storia abbia mai assistito. E questo peggiore criminale non è quello che va in giro con il machete a tagliare la testa alla gente che sta per strada, no, è uno che firma delle carte. È uno che firma delle carte e può difendersi dicendo: vabbè, ma io mica gli sparavo io. Qualcuno mi aveva dato un ordine e io ero un impiegato. Allora, può un impiegato difendersi dicendo: ma io ho obbedito a degli ordini, o anche ma io ho obbedito a delle leggi? Ovviamente, secondo Hannah Arendt, no. Secondo Hannah Arendt esiste un dovere etico individuale di resistere agli ordini ingiusti. Un dovere etico individuale di resistere agli ordini ingiusti. E fa anche notare come Kant non diceva proprio quello che non può essere usato proprio nel modo in cui lo usava Eichmann, perché rispetto all'universo l'uomo è una creatura finita, è un piccolissimo essere, quando lo mette in evidenza Kant, quando parla del cielo stellato sopra di me, ma dentro di sé ha la legge morale che lo pone continuamente di fronte ad una possibilità di scelta. E anzi, è proprio questo che fa la differenza tra l'uomo e l'animale. È la legge morale che ci guida, e quindi bisogna farsi guidare da questa legge morale che è superiore rispetto alle leggi dell'uomo. Questa è un'altra faccia che sicuramente conoscerete. Questo è uno che con le stesse regole di cui stiamo parlando, lui sì, lui l'ha fatta la rivoluzione, a differenza di Antigone, perché ha liberato uno dei più grandi paesi del mondo, quella che attualmente è la più grande democrazia del mondo, ha liberato l'India
rivendicando il primato della coscienza sulle leggi. Però anche in Gandhi è ben presente questa cosa, cioè che la ribellione e quindi anche la rivoluzione comincia da dentro l'uomo. Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Bisogna prima cambiare noi e se noi cambiamo possiamo anche poi cambiare il mondo. Questo è un altro autore poco conosciuto, meno conosciuto di quelli che vi ho citato fino adesso, e si chiama Thoreau. Ha scritto Disobbedienza civile. È importante questo libro perché è il primo a parlare espressamente di disobbedienza civile e lui utilizzava questo termine per giustificare il fatto che si rifiutò di pagare le tasse allo Stato americano per quella parte che lo Stato americano avrebbe utilizzato per pagare la guerra nei confronti del Messico. Se voi utilizzate le mie tasse per pagare la terra nei confronti, per pagare la guerra nei confronti del Messico, io mi rifiuto di pagare le tasse. Obiezione di coscienza. Gli stessi metodi, la disobbedienza civile non violenta, sono quelli utilizzati da Gandhi, sono quelli teorizzati da Tolstoi, sono quelli utilizzati da Martin Luther King, sono quelli di cui parla Don Lorenzo Milani. Questo è un altro modo di intendere la ribellione al potere, mi piaceva metterlo, ma in realtà devo sorvolare, non vi posso parlare di Fabrizio De André, questo è tratto da una canzone di Fabrizio De André, certo bisogna farne, non ve la canto ovviamente, certo bisogna farne di strada da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza, però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Qui chiaramente la critica diventa radicale perché in questa canzone De André tira fuori quelle che sono le sue, diciamo, credenti, le sue convinzioni anarchiche. L'anarchia contesta il fatto che ci possano essere dei poteri che vanno a vantaggio delle persone. Troppo complesso da spiegare in questa sede, lasciamo, sorvoliamo un po', però insomma anche un accenno al fatto che esiste l'anarchia probabilmente ci andava. Invece questo è Cookie, tutti voi avete, se non conoscete la storia avete visto il film, probabilmente l'avete visto anche a scuola, ed è uno che è rimasto vittima di quella violenza dello Stato che è peggiore rispetto alla violenza dei privati. Perché è peggiore? Perché la violenza è esercitata da colui che dovrebbe proteggermi. Cioè, io mi posso difendere da chi è violento, da un'altra persona che è violenta nei miei confronti e mi posso difendere invocando lo Stato. Ma se invoco lo Stato e lo Stato viola i principi e è lui che mi uccide, come è successo a Cookie, allora questo è il peggiore dei crimini da molti punti di vista. Perché, detto banalmente, non ci si può più fidare di nessuno. Detto in termini un pochino più, diciamo, definiti, perché lo Stato abdica a quello che è il suo ruolo. Non c'ha più senso lo Stato se è lo Stato a violare i miei diritti fondamentali. Questo succede per esempio con la tortura. In Italia si è molto discusso di questa legge sulla tortura. Molti hanno detto: ma che bisogno c'è in Italia di legge sulla tortura? Mica in Italia torturiamo le persone. In realtà noi abbiamo l'idea della tortura che ci viene dal castello di Mondavio e cose simili, dove c'è la stanza della tortura. Beh, non è solamente quella la tortura. Si parla di tortura ogni volta che qualcuno abusa della sua autorità per arrecare il male a qualcun altro. È l'abuso dell'autorità che fa la tortura. Quindi ogni volta che c'è un abuso dell'autorità abbiamo un reato estremamente grave perché vengono totalmente rovesciate le ragioni per cui un potere va esercitato. E qui veniamo alle ragioni di Creonte. Creonte ha le sue ragioni. Creonte fa una scelta di carattere pubblico, cioè la scelta di Creonte, quella di impedire il seppellimento, la sepoltura di Polinice, è in funzione del bene della nazione. Lui vuole salvare la nazione e quindi far vedere come il traditore viene punito. Paradossalmente,
è molto più democratico Creonte che non Antigone. Antigone fa riferimento alla sua famiglia, fa riferimento agli affetti familiari. Creonte si preoccupa del popolo, Creonte si preoccupa di tutti. Creonte non fa riferimento alla famiglia. Tenete conto che il figlio di Creonte era il promesso sposo di Antigone. In un certo senso Antigone era la nuora di Creonte, o meglio, non in un certo senso, era quasi a tutti gli effetti la nuora di Creonte. Mi direte, vabbè, allora si è voluto vendicare della nuora e qui la chiudiamo. No, in realtà, appunto, Creonte, il problema di Creonte, non è che Creonte non si sia posto il problema, anzi, lo stesso Emone va ad intercedere per Antigone. Ma Creonte è inflessibile, dice che per il bene della patria, per il bene della nazione, non può fare un'eccezione in nome del suo familiare, che in fondo è quello che noi rimproveriamo sempre ai politici corrotti, che si fanno i fatti propri. E quindi Creonte dice: no, io sono un politico, non posso farmi i fatti miei, non posso privilegiare Antigone. La legge l'ho fatta. Se fosse stato qualcun altro a violare la legge, l'avrei punito? Sicuramente sì. E potrei non punire Antigone perché è mia nipote? La conclusione è sicuramente no. E quindi Creonte guarda dei valori che in un certo qual modo sono più assoluti rispetto a quello di Antigone. Pereat mundus e fiat justitia. Oppure salus rei publicae suprema lex. La salute della Repubblica, la salute della comunità è la legge suprema. A questo risponde Creonte. Antigone invece dice: non mi interessa nulla se tutto va a scatafascio. L'importante è il principio. E questo, se ci pensate, sono le posizioni di gente, di tutti quelli che in qualche maniera si occupano dei grandi problemi morali e non solo della nostra epoca, dell'aborto, dell'eutanasia. È sempre una contrapposizione tra dei principi assoluti e dei principi che puntano a salvaguardare l'utilità. Io non voglio prendere posizione a proposito dell'aborto, ma l'esempio viene abbastanza semplice, per cui lo faccio. È corretta sia la posizione di chi dice comunque sopprimere una vita, sia pure che ancora non è nata, rappresenta un vulnus, rappresenta una ferita, rappresenta una violazione di qualcosa che noi pensiamo dell'intoccabile. Ma è corretta anche la posizione di chi dice: ci deve essere un modo per evitare di fare un danno peggiore, dove il danno peggiore è quello di limitare la libertà, ma soprattutto è quello di limitare il diritto di autodeterminazione di una madre, ma soprattutto quello di mettere in pericolo la vita della madre da un punto di vista fisico e da un punto di vista anche psicologico e così via. Insomma, qui potremmo anche fare una digressione che ci porterebbe via tantissimo tempo, non la facciamo, mi serviva solo per l'esempio. L'ordine e la sicurezza si mantengono solo obbedendo alle leggi. Tutto sommato, scusate, Creonte ha ragione ed Eucle ha difeso la patria. Polinice addirittura si è alleato con uno straniero. È vero che i morti sono tutti uguali, però all'indomani della guerra i morti hanno un loro significato perché diventano dei simboli. È il motivo per cui i sovietici non hanno voluto fare una tomba ad Hitler, è il motivo per cui gli americani non hanno voluto fare una tomba a Osama Bin Laden, perché sarebbe successo, come sta succedendo adesso per Mussolini, che ci sarebbe stata gente che sarebbe andata in pellegrinaggio sulla tomba di queste persone. I morti contano, contano anche da morti, e non tutti i morti sono uguali. Tutti i morti hanno diritto al rispetto, ma non tutti i morti sono uguali per quello che significa la loro morte, per quello che ha significato la loro vita. C'è chi ha difeso la patria e c'è chi questa patria l'ha messa in pericolo, c'è chi è stato violento e chi ha combattuto contro questa violenza. I morti non sono tutti uguali e Creonte ci insegna anche questo. Non è poi tanto vero quello che dice Antigone, che tutti i morti sono uguali. Poi Antigone fa anche di più, dice: questo è un mio familiare, è mio fratello, non posso tollerare che non venga sepolto. Nelle ragioni di Creonte vediamo una contrapposizione tra la polis e la civitas, la polis greca e la civitas romana.
non voglio spezzare un'arancia a favore dei romani, è solo per capire di che cosa stiamo parlando. La polis si fonda sulla stirpe. Chi non è greco non può partecipare alla democrazia. La democrazia è riservata ai greci, non possono partecipare i non cittadini, non possono partecipare gli stranieri, non possono partecipare gli schiavi, i non greci. E quello che conta è lo ius sanguinis, cioè l'appartenenza ad uno stesso genos. Mentre la civitas, semplificando quella che hanno inventato i romani, è l'ordinamento, l'organizzazione, la legge che porta alla pace, che porta alla concordia. Chiunque ci sia dentro, tutti quelli che stanno dentro possono professare le loro religioni, possono appartenere a stirpi diverse, possono avere un colore della pelle di tutte le tonalità, dal bianco latte fino al nero carbone, ma se si riconoscono all'interno di una civitas, allora possono, se vogliono, contribuire al raggiungimento della finalità di questa civitas, di questa comunità, che è la concordia, che è il bene di tutti. La città non consiste nel semplice fatto di coabitare, ma si fonda sulla conciliazione della diversità. Ed è quello che dice Socrate. Quando Socrate viene condannato, a Socrate viene proposto di fuggire. Ma vattene, perché vuoi morire? Vai, vai in esilio, fuggi o fatti mandare in esilio. Socrate si rifiuta. Non è che si rifiuta perché vuole sacrificarsi, si rifiuta per un ragionamento che è coerente con quello che lui aveva sempre professato. Cioè, Socrate dice: a me non importa, perché gli fanno notare, vabbè, ma se le leggi sono ingiuste, tu ti puoi ribellare alla legge fuggendo dall'applicazione della legge. E Socrate risponde: no, fate attenzione, non è il problema se le leggi siano giuste o se siano ingiuste. Il problema è che le leggi sono ciò che tiene insieme la città, sono ciò che fa sì che la città esista. Quindi, se io rinnego le leggi, fossero anche ingiuste, metto in dubbio l'esistenza della città. Quello che io posso fare è cercare di cambiare la legge, attraverso il mio pensiero filosofico, attraverso l'attività politica, attraverso una ribellione, attraverso l'obiezione di coscienza. Ma la legge è necessaria, cioè non posso negare la necessità della legge, perché senza legge ritorna il caos. La giustizia che io voglio deve stare dentro la legge, non contro la legge in assoluto. Può essere contro la singola legge, ma non contro l'esistenza della legge in assoluto. Io posso ribellarmi alla legge purché me ne prenda la responsabilità. Se la legge è legale, io vado in prigione. Commetto qualcosa di illegale, ma rimango onesto perché mi sono assunto la responsabilità della violazione della legge. Non l'ho fatto per avere un privilegio, l'ho fatto per difendere la comunità. E allora veniamo a chi ha ragione. Abbiamo visto le ragioni di Antigone, le ragioni di Creonte, adesso velocemente cerchiamo di capire chi ha ragione. O non è che io vi voglio dare una risposta e dire se ha ragione Antigone o ha ragione Creonte. Cerco un attimo di vedere se qualcuno, non io ovviamente, ha cercato di spiegare come si fa a dar ragione all'uno o all'altro, visto che ci sono le ragioni di Antigone e le ragioni di Creonte, vediamo che cosa hanno detto in proposito e se si è riusciti a capire chi dei due ha ragione. Allora, innanzitutto Creonte è un po' il prototipo del diritto moderno. Quello positivo abbiamo detto, quello razionale, quello statuito, quello che si può modificare a seconda dei tempi, a seconda dell'opportunità, quello che si può anche derogare, cioè quello che ammette eccezioni, non è un diritto che è scolpito sulla roccia, è un diritto che sta su una banca dati e che possiamo consultare su internet. Oggi è bianco, domani sarà grigio, dopodomani sarà verde e magari un giorno diventerà nero. Quello che era un crimine magari è diventato una cosa possibile con il tempo. Il divorzio non era possibile, poi è diventato possibile. Prima c'era la pena di morte, adesso non c'è più. È un diritto che si evolve, che è capace di cambiare a seconda di come cambia la sensibilità delle persone, a seconda di come cambia la sensibilità all'interno della comunità.
Nel discorso di Antigone, invece, il rapporto tra la politica e il diritto è praticamente invertito. Cioè, la politica deve obbedire al diritto, e il diritto non è quello che pone la politica, non è quello che decide la politica, ma il diritto è sopra la politica. La politica non ha la possibilità di andare ad incidere sul diritto, che fateci caso, è anche quello che dicono tutti i fondamentalisti, cioè i terroristi islamici. Questo dicono che la legge sta sul Corano. Non è che possiamo cambiarla, dobbiamo solo applicarla. Quella legge lì non si evolve e se lì c'è scritto che dobbiamo ammazzare gli infedeli, noi ammazziamo gli infedeli. Ecco, Antigone è l'eroina per eccellenza, è la ribelle per eccellenza, è quella, dicevamo, la gioventù contro la vecchiaia, le donne contro... Ma è anche una fondamentalista da questo punto di vista. È anche quella che non sa riconoscere le ragioni dell'altro. Creonte da parte sua non è che sia molto meglio, anzi, Sofocle parteggia per, si vede che Sofocle parteggia per Antigone, non per Creonte. Ed è l'accusa di Antigone quella che pesa di più su Creonte. Lui ha invertito il rapporto tra la legge e l'ordine. Cioè, la legge non può essere protetta in sé, ma deve essere protetta in quanto realizza un fine. Se no, siamo come nel diritto naturale. Cioè, la legge vale come legge in sé, no. La legge deve valere nella misura in cui è possibile applicarla cum grano salis, è possibile applicarla in funzione del raggiungimento di un fine. Probabilmente, quindi, forse hanno ragione entrambi, forse hanno torto entrambi, dipende. Spesso la risposta più corretta, questo lo diciamo anche a lezione, è dipende. Tutto sta a spiegare da che cosa dipende. Da che cosa dipende? Che cosa dipende? Dipende da, saltiamo la diapositiva precedente, dipende dal fatto che se ogni volta che pretendo che la legge sia universale ho qualcosa di inumano e di aberrante. Paradossalmente è lo stesso Antigone a ricordarlo a Creonte. Io, Antigone, ho trasgredito le leggi della città. Però tu, Creonte, hai trasgredito le leggi non scritte ed eterne degli dèi. Cioè, esiste un limite che sta nell'impossibilità di assolutizzare le posizioni. È vero, io ho assolutizzato la mia posizione, ma anche tu, Creonte, stai assolutizzando la tua posizione. E mentre io l'assolutizzo in nome di un Dio, tu l'assolutizzi in nome di qualcosa che è stato creato dall'uomo, come la legge umana. In effetti. Avete presente chi è questa signorina qua? Questa è Carola Rackete, quella che ha sbarcato i profughi, scusate la rozzezza di come la racconto, quella che ha sbarcato i profughi dalla sua nave, dalla nave di cui era capitana, nonostante l'opposizione da parte del governo. Quando il giudice va a prosciogliere Carola, non si limita a dire che Carola ha disobbedito alla legge perché qualche volta bisogna disobbedire la legge. No, la ricostruiscono in un'altra maniera. Dice: è vero che Carola ha disobbedito ad una legge, ma esisteva un'altra legge, non una legge divina, un altro principio, lo stato di necessità, che ha giustificato la violazione della legge che è stata violata dalla comandante Rackete quando ha compiuto il reato di resistenza al pubblico ufficiale. Cioè, esiste una bilancia. No? Sulla quale, sui piatti della quale dobbiamo mettere le diverse leggi, le diverse conseguenze, e la comandante di questa nave ha fatto esattamente questo: ha soppesato le conseguenze della sua scelta. Se non avesse sbarcato queste persone, probabilmente qualcuno poteva morire, qualcuno era in pericolo di vita, come è successo recentemente per un bambino su una nave di queste che fanno soccorso in mare. Quindi, per evitare che questa persona morisse, ho disobbedito all'ordine che mi veniva dalla motovedetta della Guardia di Finanza. Il giudice riconosce esattamente questo ragionamento, cioè riconosce il fatto che prima di decidere è stato fatto un bilanciamento tra diverse leggi e quindi ha ricondotto la disobbedienza non tanto a qualcosa che è relativistica,
ma qualcosa che è altrettanto pubblica. Cioè c'era un altro interesse pubblico che andava messo a confronto con l'interesse pubblico portato dalla legge che Carola ha effettivamente violato. E questo, all'ingrosso, diciamo così, è l'etica della responsabilità di cui parla Weber, di cui parla Jonas. Io Jonas non lo conosco, quindi Weber lo conosco poco, ma lo conosco un pochino più di Jonas e quindi faccio riferimento a Weber. Weber parla appunto di etica della responsabilità contrapponendola all'etica dei principi. Etica della responsabilità significa esattamente quello che ci dice la parola, l'etica che fa i conti con le conseguenze e risponde delle conseguenze degli atti che noi compiamo. Quindi bisogna rispondere tanto alla coscienza, tanto alla legge, ed eventualmente bisogna cambiare la legge in nome della coscienza. Si può cambiare la legge in nome della coscienza, purché ci prendiamo la responsabilità di quanto facciamo, siamo disposti a pagarne le conseguenze. Questo perché con la modernità noi non facciamo più i conti, questo lo dice Weber, non facciamo più i conti con valori eterni, assoluti, immutabili. Weber parla di disincanto del mondo. Il mondo si è liberato dalle forze magiche e dalla trascendenza degli dèi. Nietzsche diceva Dio è morto, e invece diventa teatro dell'agire razionale. È orientato dalla razionalità, non da qualcosa che non riusciamo a capire, ma dal calcolo, da qualcosa che riusciamo a capire o tentiamo di capire attraverso il calcolo e attraverso la razionalità. In questa maniera noi possiamo individuare dei valori nuovi. Con il tempo i valori cambiano. Con il tempo il valore per cui esisteva il delitto d'onore, cioè se il tradimento avveniva da parte della moglie era più grave del tradimento che avveniva da parte del marito, con il tempo questa cosa si è evoluta e si riconosce che marito e moglie debbono avere pari diritti e pari doveri, sono sullo stesso piano. I valori possono essere conflittuali e si evolvono. Weber parla a questo proposito di politeismo dei valori. Esistono tanti valori che possono, in una certa epoca e in un certo contesto, prevalere sugli altri. Il problema è come facciamo a prevalere questi valori. Li possiamo far prevalere attraverso la tracotanza, attraverso la ibris, sia quella di Antigone sia quella di Creonte, o li possiamo far prevalere con il dialogo, con la democrazia, con il confronto, tra i vari valori. L'etica della responsabilità, da questo punto di vista, è essenzialmente un'etica politica, cioè un'etica che nasce dalla preoccupazione per il bene della comunità. Adesso politica ha assunto la parola politica ha assunto un significato assolutamente deteriore, ma nasce così. La politica va nella direzione del bene della polis, cioè del bene della comunità. E per andare nel bene della comunità, qualche volta è possibile sacrificare un qualche valore per un altro valore superiore. È possibile utilizzare dei mezzi che in qualche maniera possono essere diciamo funzionali rispetto al raggiungimento di determinati obiettivi. Machiavelli, non lui, ma insomma l'interpretazione di Machiavelli, secondo l'interpretazione di Machiavelli, diceva che il fine giustifica i mezzi. Ecco, l'etica della responsabilità da una parte ci impedisce di ragionare in questi termini. Non è vero che il fine giustifica i mezzi, perché comunque sono responsabile non solo dei fini che perseguo, ma anche dei mezzi che utilizzo per perseguire questi fini. Però è vero che l'etica, diciamo, questa etica della responsabilità che si istituisce, l'etica delle convinzioni, è un'etica, la quale guarda agli obiettivi, che, vengono perseguiti e quindi i mezzi debbono essere adeguati rispetto agli obiettivi. Ma anche qui, se ci pensate, non c'è una contraddizione, perché io non posso, dire faccio la guerra per ottenere la pace. Vi rendete conto che c'è una contraddizione tra i mezzi e i fini? Non posso dire uccido una persona per salvarne di più, perché c'è una contraddizione dei mezzi rispetto ai fini. Anche se ovviamente questo tipo di discorsi, che potrebbero essere sviluppati dai miei esempi, non sono così semplici, ma sono assolutamente problematici. Non è
anche questo non è qui il luogo dove possiamo approfondirli. Quindi il problema è essenzialmente quello di stabilire fino a che punto un mezzo si giustifica solo in funzione dello scopo che si deve raggiungere. Fatto sta che comunque queste due modalità di esercizio pratico dell'etica, l'etica delle convinzioni, l'etica dei valori e l'etica pratica, l'etica razionale, orientata ai fini, hanno una natura contrapposta, ma non sono assolutamente inconciliabili, solo che di volta in volta dobbiamo scoprire e decidere come possono essere conciliate. Una cosa certa è che il diritto esiste in quanto è limite alla violenza e allo stesso tempo è violenza legittima, quindi anche qui ci troviamo in un'apparente contraddizione che va conciliata, no? Il diritto nasce come diritto alla violenza e allo stesso tempo è uso legittimo della violenza. Il trucco sta in questo aggettivo legittimo, in questo concetto, il concetto di limite. Dove ne andiamo a mettere il limite? E chi è che decide dove sta il limite? Beh, io direi, anche qui potremmo discuterne a lungo, io direi essenzialmente la politica, è essenzialmente la società che poi si esprime attraverso delle decisioni di carattere politico. Il punto di contatto tra le due prospettive, come ho già detto, è la responsabilità. L'importante è che ciascuno risponda delle conseguenze delle proprie azioni, risponda delle conseguenze delle proprie leggi. La responsabilità può essere intesa come colpa, se si guarda al passato, la colpa, la violazione della legge guarda al passato in nome del futuro, ma può essere anche responsabilità per. Che è sostanzialmente la cura, cioè assumere su di sé dei compiti guardando a quelle che sono le conseguenze delle azioni che faccio. Qui ho messo questa foto perché questa signora è morta di recente, si chiama Rossana Rossanda, ha fondato un giornale che si chiama Il Manifesto ed è anche tra le fondatrici di Antigone, di quell'associazione di cui parlavamo all'inizio. Abbiamo già detto come l'articolo 27,3 della Costituzione, in particolare l'articolo 27, in particolare il comma 3, parla del fatto che le pene devono tendere alla rieducazione. Ed è questo il senso del garantismo ed è questo il senso della tutela dei diritti umani. Il potere dell'uomo trova un limite laddove entra in contraddizione con quelle che sono le finalità per cui lo Stato esercita il potere. Quindi laddove attraverso l'esercizio del potere viene messa in discussione la dignità dell'uomo. Tutta la democrazia moderna nasce su questo. La democrazia moderna nasce sul fatto che lo Stato nasce per rispettare la dignità dell'uomo. Laddove lo Stato non rispetta la dignità dell'uomo, bisogna porre un limite allo Stato. E questa è un po' una delle possibili risposte rispetto alla domanda chi ha ragione tra Creonte e Antigone. Il diritto senza la legge non può reggere, ma allo stesso tempo la legge positiva, non può divorare il diritto, cioè non può divorare quelle regole generali, prima fra tutte appunto quella della dignità dell'uomo, per cui la legge nasce. Se la legge nasce per tutelare la dignità dell'uomo, non ci possono essere leggi che vanno contro questo principio. Quindi questi due principi devono essere in equilibrio. Gustavo Zagrebeschi, che è un ex presidente della Corte Costituzionale, uno dei giuristi più insigni tra quelli viventi, parla a proposito proprio del confronto tra Antigone e Creonte di un confronto negato. Entrambi i protagonisti della tragedia hanno torto, entrambi hanno torto, non perché sostengano delle tesi sbagliate, ma perché non si pongono in ascolto l'uno dell'altro. Sono entrambi dei fondamentalisti. Quindi degli esponenti di fazioni contrapposte, inabili al dialogo. E infatti va a finire male, nel senso che va a finire che Creonte si pente del fatto di aver condannato Antigone, perché Creonte condanna Antigone ad essere murata viva sostanzialmente. A un certo punto Creonte cambia idea, si pente, manda a liberare Antigone, ma nel frattempo Antigone si è suicidata. Emone, che era lo spasimante di Antigone, quando vede il suicidio di Antigone, a sua volta si suicida. La moglie di Creonte, Euridice, atterrita da tutto quello che è successo, muore a sua volta, dopo aver maledetto Creonte. Sopravvive solamente Creonte. Creonte ha ottenuto il suo scopo, quello di salvare Tebe.
durerà per un po' di anni, poi, come vi ho detto, arriveranno gli epigoni e conquisteranno, questa volta sì, conquisteranno Tebe. E grazie al sacrificio di Antigone, di Emone, di Eteocle, Tebe si è salvata, però è il potere che, diciamo, ha sopito tutto, ma non è riuscito a salvare Antigone, non è riuscito a salvare tutti coloro che alla fine della tragedia troviamo sostanzialmente morti. Creonte è rimasto solo, ha difeso i suoi principi, ma è condannato a morire solo e a rimanere solo senza tutti i suoi affetti. Bene, questo signore qui sotto, non so se l'avete riconosciuto, è Andrea Camilleri, perché un'altra lettura che potrebbe essere interessante, molto più breve di questa, riguarda la figura di chi aveva fatto l'oracolo, che era Tiresia. Tiresia è il profeta cieco che è in qualche maniera quello che assiste a tutte queste vicende e insomma, non dà consigli, fa previsioni che fatalmente si avverano. E non a caso lui è cieco, nel senso che chi è cieco è quello capace di vedere più avanti, sempre, nella tragedia, nel mito, così, ma è incapace di evitare che queste cose accadano. Bene, mi sa che avrei finito, quindi ritorno a far vedere la mia faccia, sperando che voi siate Io ancora lì e non siate stramazzati. no, io avrei E qualcosa da dire. prego. Dunque, io mi ricordo una bellissima Antigone di Sofocle che ho visto a Siracusa in giugno con una luna bellissima. Me la ricordo ancora e ricordo le lacrime del mio professore di lettere. E Antigone è una figura che per me mi è rimasta sempre nel cuore, perché la vedo in maniera un po' diversa, la vedo dal letteratore, diciamo così, anche un po' anarchico, se vuoi. E alcuni punti però volevo un po' sottolineare. La disubbidienza, secondo me, è molto formativa. È formativa nell'individuo. Perché il giovane, quando litiga con i suoi e rompe il cordone ombelicale e poi ricerca la propria individualità, e allora significa che diventa uomo. Altrimenti, se rimane legato a mamma e papà per tutta la vita e ci arriverà fino a 60 anni legato a mamma e papà e non avrà mai la sua identità. E questo è un discorso proprio di carattere psicologico. Un altro discorso, la disubbidienza è molto utile in ambito politico, in ambito civile, perché spesso la disobbedienza può servire a migliorare la politica, a migliorare il diritto e a migliorare anche le realtà che ci stanno intorno. Se tutti fossimo obbedienti, ci ritroveremmo dove ci troviamo ora, dove c'è una corruzione che prende da tutti i punti di vista e tutti obbediscono perché nessuno osa mettersi contro qualcuno, nessuno osa mettersi contro quello superiore che è corrotto. E allora a quel punto ognuno esattamente segue e obbedisce. Quindi, secondo me, l'obbedienza fa più vittime della disobbedienza. Questa è una mia considerazione. Un altro tipo di discorso. Creonte si preoccupa di tutti. No, secondo me, Creonte vuole imporre il suo punto di vista. E Antigone non è familista, perché Antigone in un punto della tragedia dice: anche se non fosse stato mio fratello, io avrei reagito così. Lei propone dei diritti che sono universali, ma umanizza la politica. In più, quando io penso ad Antigone, faccio un salto, forse che mi rimprovererai aspramente, al giusnaturalismo, no? Cioè a quel diritto che non è scritto, ma che si trova, che è insito, come il diritto alla vita, come tanti diritti inalienabili, che poi sono stati trascritti appunto nella Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, nella Costituzione degli Stati Uniti e nelle varie costituzioni che si sono succedute, eccetera, e che senz'altro hanno migliorato la società. Però secondo me la ribellione umanizza. Certo, se la ribellione è fatta a fine, così, senza senso, no. Ma se la ribellione è fatta
migliorare, anche là ci possono essere delle conseguenze e là ognuno si assume le sue responsabilità, però bisogna avere il diritto e bisogna avere la forza di disobbedire, che significa contrastare un'applicazione che non è congrua, che schiaccia gli individui, che non fa vivere bene. Secondo me Antigone è un modello che va seguito, cioè un modello di umanità più che altro, perché si umanizza esattamente, vuole umanizzare quello che invece Creonte vuole imporre come regola. Forse dal punto di vista del diritto Creonte c'era, come dici tu, pure ragione, però è anche vero che non umanizza, specialmente una città che è uscita da una serie di tempeste di ogni genere. E quindi Antigone, secondo me, ha questo, ha la forza di contrapporsi, ma una forza di contrapporsi che è ampia, che non è riduttiva come quella di Creonte. Creonte ha fatto una legge e quella deve essere, no? No, Antigone ci vuol dire umanizziamo la legge. Questo. Poi sul discorso della civitas romana, è vero quello che dicevi tu della differenza tra polis e civitas. Nella civitas però romana c'erano diversi gradi di diritto, cioè non tutti avevano gli stessi diritti, c'erano quelli che erano i romani, poi quelli invece che erano latini e compagnia. Quindi anche lì c'erano delle differenze, diciamo, che forse rispetto senz'altro alla polis greca, dove invece il greco puro, il greco aveva il diritto e gli altri invece venivano considerati barbari, per carità. Però questo discorso della disobbedienza è importante, perché nella disobbedienza si cresce. E, è vero, a volte alcune disobbedienze sono state, per carità, poi ognuno fa le proprie interpretazioni anche in base alle proprie idee politiche, però alcune sono state veramente importanti e lo sono ancora importanti. E la disobbedienza, secondo me, Antigone non vuole disobbedire per distruggere la polis. Assolutamente, secondo me Antigone non vuole fare questo. Antigone vuole esattamente umanizzare la polis. È quello che Creonte invece non è in grado di capire perché è preso da se stesso. La iubris, secondo me, è di Creonte, che ha la sua visione forse di politico estremamente pratico, però gli manca l'umanità per fare il politico. Questo è il mio punto di vista. Una battuta soltanto, in realtà non ho da rispondere perché le osservazioni che tu hai fatto sono assolutamente corrette, io ho semplicemente cercato di problematizzare. La battuta è che noi giuristi in realtà odiamo i jus naturalisti, odiamo, non ci piacciono i jus naturalisti mentre ci piacciono molto gli antichi romani. È ovvio che gli antichi romani non sono tutt'altro che democratici, però rendiamo onore ai romani perché hanno inventato, ci hanno inventato il pane da mangiare, perché noi mangiamo ancora le invenzioni degli antichi romani, le obbligazioni, i contratti, il matrimonio e tutte queste robe qua. E la seconda battuta è che io odio Pinocchio, ma non perché odio Pinocchio, lo odio per due motivi. Primo, perché mio figlio me l'ha fatto leggere 500 volte, tutte le sere leggevo Pinocchio, e il secondo è perché Pinocchio alla fine diventa un bambino buono. Ecco, Pinocchio senza il finale sarebbe molto più, lo amerei molto di più. Senz'altro, senz'altro. No, io i giusnaturalisti li amo perché suppongo che oggi, se ci sono certe leggi a favore delle donne, le leggi che stanno per essere varate, per esempio in Italia contro l'omotransfobia, lo dobbiamo proprio esattamente a questi tipi di pensieri che si sono sviluppati nel corso del tempo. E se forse qualche grado di civiltà in più possiamo acquisirlo, lo dobbiamo proprio a loro. Questo è il mio punto di vista. Comunque, interessante lezione, veramente mi è piaciuta tanto. Complimenti. Samuele, hai visto che ti sono arrivati molti commenti e Non ho ringraziamenti in letto chat? domande. Non ho Allora, letto domande. no, direi che sono tutte attestazioni, come dire, di,
Di stima. Leggo di Rossella Bartolini che sottolinea, oltre che la profondità della proposta, la sensibilità etica, è Chiara Bartolucci che ci dà un consiglio di lettura, Gridalo di Roberto Saviano, e via a seguire i ringraziamenti e i complimenti. Oh, giusto per aggiungere un particolare, io sono un obiettore di coscienza. Ecco, Nel senso che io ho fatto un obiettore di coscienza, sono un obiettore di coscienza convinto, e poi dico sono un obiettore di coscienza, non ho fatto l'obiezione di coscienza perché è una scelta di vita, cioè è una scelta etica che tu ti porti dietro per tutta la vita, non è qualcosa che fai in un anno della tua vita. Io ho fatto l'obiezione di coscienza, ho fatto il servizio civile alternativo al servizio militare, ma sono obiettore di coscienza. Oggi non potrei utilizzare un'arma perché all'epoca feci questa cosa. Sì, infatti, infatti ti volevo proprio dare una sollecitazione su questo, di raccontarci un po' la tua scelta o comunque la scelta di chi come te ha fatto, ha abbracciato l'idea dell'obiezione di coscienza. Mi sono venute tantissime sollecitazioni, te le do un po' random così magari puoi scegliere. Tu, se abbiamo un pochino di tempo, se e eventualmente quali scegliere. Intanto, vabbè, sull'etica della responsabilità e sulla scelta. Ad un certo punto ho pensato, anche prima che parlassi di Eichmann, a Bonhoeffer, la scelta di questo, no, teologo luterano che fa parte della resistenza e che, antinazista e che quindi viene chiuso in campo di concentramento per questo e che amante di Nietzsche mi ha permesso di fare una lettura di Nietzsche che sottoposta a colleghi filosofi, insomma, non è piaciuta molto, ma a me piace veramente molto invece questa idea del Dio è morto come del Dio dell'uomo che accetta di assumersi la responsabilità e quindi non mette davanti alle proprie scelte il comando del Dio. E mi ha fatto pensare che in diverse occasioni tu no, hai contrapposto, come dire, la legge di Dio alla legge dell'uomo. E poi nell'etica della responsabilità mi sembra che ci sia un'ottima mediazione di queste due prospettive, quella di Dio e quella dell'uomo. E poi altri due esempi che mi sono venuti in mente mentre tu parlavi. Uno è quello di George Floyd, quando parlavi appunto dello Stato che abdica al suo ruolo, perché abbiamo avuto modo di parlarne con i ragazzi, abbiamo esordito così l'anno scolastico con i ragazzi della terza che condividiamo e proprio questa è una delle obiezioni, una delle riflessioni che più hanno sollecitato, anzi che sono venute come sollecitazioni dai ragazzi, in modo proprio arrabbiato, no? Ma quando lo Stato abdica al suo ruolo, no, noi a chi dobbiamo credere? E questo credo che era una istanza fortemente sentita dai ragazzi, che tra l'altro erano qui presenti, ecco sì, li vedo, sono ancora presenti. E un'altra ancora, ma poi ovviamente decidi tu quali prendere in considerazione. Oggi ascoltavo su Rai News 24 l'intervista ad uno studioso cinese al quale veniva proprio chiesto il modo in cui la Cina ha risolto il problema del Covid. In questi ultimi tempi si fa un gran parlare, no, del modello occidentale europeo che si basa sulla libertà
Anzi, stamattina su Prima Pagina facevano una tripartizione, il modello americano della libertà individuale portata avanti fino alle estreme conseguenze, il modello cinese bene comune che però al quale viene assolutamente sacrificata la libertà individuale, poi c'è il modello europeo che è un po' una via di mezzo. E il discorso che fai mi sembra che insomma forse possa offrirci una chiave di lettura anche per leggere questo difficile momento. Boh, Samuele, vedi un po' se vuoi rispondere a qualcuna di queste sollecitazioni. Sì, senza essere filosofi, ma appunto molto condizionato dagli studi giuridici e da qualche studio di sociologia, l'idea è che in questa contrapposizione tra il bene comune e la libertà individuale la responsabilità possa essere in qualche maniera la chiave attraverso cui si riesce a conciliare le due cose. Infatti il discorso dell'obiezione di coscienza, non tanto per quello che ho fatto una vita fa, è importante, perché alla fine si trattava, come dicono molti, di un modo per non fare il servizio militare, ma non perché il servizio militare fosse qualcosa di particolarmente brutto, semplicemente perché era qualcosa di incoerente rispetto a un certo tipo di sensibilità. Dicevo, il modo per conciliare il bene comune con la libertà individuale sta dentro questo discorso, che era un po' il filo conduttore che ho cercato di tenere sulle slide, che è il discorso della responsabilità, cioè nel momento in cui la libertà mia diventa un modo per perseguire anche un bene collettivo, o comunque misuro i limiti della mia libertà secondo un criterio che è quello di non danneggiare non tanto la collettività come insieme, quanto la collettività come tutte le persone, allora lì mi pongo il problema della responsabilità. Nell'obiezione di coscienza di Antigone o di chiunque, o di Suro, oppure del banale obiettore di coscienza al servizio militare italiano, c'è appunto la rappresentazione di questo, del tentativo di risolvere questo problema. Cioè, io dico, secondo me la legge va cambiata, tuttavia non che poi è quello che vi dicevo di Socrate, tuttavia io non posso fuggire rispetto alla legge, debbo rispettare la legge facendo vedere che la legge va cambiata. È ovvio che ci sono dei momenti in cui è giustificata la rivoluzione, no? Quindi la rivoluzione è il contrario di questo che stiamo dicendo. La rivoluzione è essenzialmente qualcosa che rovescia la legge, se no non ci sarebbe la rivoluzione. E tuttavia la stessa rivoluzione richiede come primo ingrediente quello che diceva Gandhi, cioè il fatto che prima deve cambiare la persona. Il cambiamento della persona innesta la rivoluzione. Non può la finalità negare, diciamo, non può giustificare la finalità, l'utilizzo di mezzi che questa finalità la contraddicono, altrimenti la stessa rivoluzione è destinata ad abortire. Ecco, a livello individuale, l'obiezione di coscienza, piuttosto che andare in giro per le carceri, piuttosto che, cioè il filo rosso che lega questo tipo di questioni potrebbe essere proprio rinvenuto in questa duplice dimensione del limite, no? Che è anche la duplice dimensione della possibilità. Cioè io posso, per banalizzare, io posso arrivare fin dove non danneggio l'altro, ma se non vogliamo banalizzare, io posso arrivare fin dove riesco a pensare a quelle che sono le conseguenze delle mie azioni e in base a queste conseguenze fare la mia scelta. E poi della scelta la devo pagare. La devo pagare perché sono responsabile di tutte le mie scelte, cioè la devo pagare di persona. Questo pagare di persona è qualcosa che qualifica la mia scelta come un compromesso tra l'idea della libertà individuale e l'idea del bene comune. Laddove c'è la possibilità, io cerco di cambiare lo status quo attraverso pagando di persona.
non è che risolve tutto, però è uno dei possibili metri di giudizio. Posso? Posso fare una domanda? Prego, signor collega. Allora, mentre ascoltavo questa relazione, due pensieri mi venivano in mente. Il primo è quanta ricchezza abbiamo all'interno della scuola e all'interno del Galileo in particolare. Questo è un complimento proprio che viene al cuore. Infatti ho scritto nel messaggio 3 volte bravo, perché hai fatto veramente una lezione molto, molto, molto interessante. La seconda cosa, un po' più tecnica, tu hai messo a confronto, no, il diritto naturale, il diritto divino, il diritto degli uomini, hai messo in contrapposizione, e poi hai il diritto dello Stato, poi hai messo in evidenza il ruolo fondamentale della politica. Io pensavo come l'elemento che potrebbe fare, no, da grimaldello per trovare, insomma, la quadra, per trovare, insomma, un punto di unione, la democrazia. La democrazia intesa come non il linguaggio, no, che vogliamo dare abitualmente, quanto democrazia intesa come rispetto delle minoranze, come confronto, e come quindi attraverso, no, attraverso questo confronto, attraverso l'ascolto di chi magari la pensa in maniera diversa da noi, anche se magari sono un numero inferiore, d'accordo? Tuttavia si può arrivare, no, non dico a risolvere il problema, ma comunque, no, a dare una risposta. Sì, sono assolutamente d'accordo. È il valore che ha ciascuno, cioè dove questo ciascuno non può essere annullato dal bene comune. Il bene comune è tale nella misura in cui è bene per tutti, nessuno escluso. Questo è probabilmente la chiave di lettura che ci permette di discriminare, anche quando parlava Cristina, diceva, da una parte l'individualismo assoluto, la gente che va in giro con la pistola e spara al primo che passa, e dall'altro il governo cinese che può sacrificare qualche cinese, tanto sono tanti, in nome del bene comune. Ecco, il fatto è che ciascuno è un valore per la democrazia. Cioè, per la democrazia ogni singola persona è un valore, quindi non può essere sacrificabile. E se non è sacrificabile, ovviamente la democrazia non è il potere della maggioranza, anzi, è il limite al potere della maggioranza. Cioè, c'è democrazia nella misura in cui il potere della maggioranza è limitato, altrimenti è dittatura della maggioranza. La democrazia richiede la tutela delle minoranze, richiede il diritto di parola delle minoranze e richiede il fatto che le minoranze vengano sempre ascoltate. Se no, non è democrazia, è dittatura della maggioranza. E alla minoranza può essere anche uno solo, perché uno solo rappresenta un valore in quanto uomo. Sono responsabile di tutti e di ciascuno, non solo di tutti. No? Creonte sbagliava, adesso la banalizzo, Creonte sbaglia perché si ritiene responsabile di tutti, ma non di ciascuno. Responsabile di tutti, ma deve essere anche responsabile di ciascuno, ammesso e non concesso. Chiaramente qui diamo una lettura che non è giustificata dal testo in nessun modo, è una lettura semplicemente, il testo è uno spunto e diamo delle letture che sono assolutamente contestualizzate nell'attualità, nella nostra formazione e così via. Sofocle, ce lo scordiamo dopo la seconda slide. Da un certo punto di vista, non è, vuole essere un'interpretazione di Sofocle o di Antigone, vuole essere cogliere alcuni spunti. E in questo senso, sì, sicuramente. Forse la tracotanza di Creonte sta nel fatto che lui non tiene conto di nessuno, cioè fa talmente tabula rasa delle differenze che non tiene conto che invece le differenze sono essenziali. Ci hai messo tutti d'accordo, ci hai messo in silenzio. L'ultima notazione in modo particolare mi trova assolutamente d'accordo, e riportando sempre all'esperienza con i ragazzi, è il dibattito che spesso si fa più acceso, proprio quello della dittatura della maggioranza, no? Che
pone in essere la difficoltà e di adattarsi da parte del singolo alle scelte imposte dalla maggioranza, che è un po' l'aristocraticismo di Antigone, e però anche l'attenzione della maggioranza alla minoranza. Probabilmente i ragazzi che sono ancora tra noi e che vivono una fase della loro vita in cui come dire, soffrono particolarmente questa contrapposizione, potranno essere interessati a questa lettura e a quest'ultima precisazione che hai fatto, che infatti ci ha zittito tutti, perché la necessità da parte della democrazia di fare attenzione, e quindi e tornando a Sofocle, di Creonte, a fare attenzione a tutti e a ciascuno, penso che possa essere la sintesi migliore di questo tuo intervento e di questa nostra discussione. Ci sono altri colleghi o ragazzi che vogliono intervenire? Io penso che allora possiamo andare a meditare sugli spunti di riflessione che ci ha dato. E ti ringraziamo tutti moltissimo. E, grazie per la presenza. A questo punto si crea un pericoloso precedente di cui ti assumerai tutte le responsabilità. No, ma adesso altri infatti davvero mi lasciate in pace ormai. Ormai non ti ricorderai più di noi, Samuele, ormai. La prima cosa che mi hanno detto quando sono arrivato qua, mi hanno detto: stai attenti a Maria Cristina Casoni. Io conosco Maria Cristina, stai attento, mi hanno detto. Non so cosa volevano dire. Arrivederci. Ciao a tutti, devo abbandonarvi. Grazie veramente, bellissima lezione. Ciao. Grazie. Vabbè, vorrà dire che mi sono sacrificata per queste 140 persone che ti hanno seguito. Con molta piacevolezza. Mi presto anche, mi va bene anche questo, Vera, me ne puoi dire. Di tutti i colori. Va bene, grazie a tutti e vi diamo appuntamento. Il prossimo appuntamento sarà il 17 dicembre con Sara Caucci, è una ricercatrice, e ci parlerà di Covid-19, quindi sarà un intervento di carattere scientifico.